Bentornati e bentornati a questa speciale diretta all'insegna dell'extravaganza. Prima vi abbiamo parlato dell'evento del Bioanthology Festival che si terrà quest'anno dal 26 al 28 agosto a Scrofiano, tornando quindi dopo la pausa della pandemia, e adesso andremo ad approfondire una delle tante novità che incontreremo in questa edizione del Bioanthology, ovvero una birra creata appositamente per questa edizione, una creazione originale e che in qualche modo celebra anche il gemellaggio tra il comune di Senalunga e Dorking in Inghilterra. Siamo qui in compagnia di Giacomo, dello staff del Bioanthology Festival, e di Raimondo del birrificio Calibro 22, che ha partecipato alla realizzazione di questa birra. La birra si chiama Trip to Galaxy, quindi è una birra molto particolare che troveremo all'interno dell'edizione del Bioanthology Festival. Quindi, per prima cosa, Giacomo, ti chiederei com'è nata l'idea di questa birra e perché avete deciso in qualche modo di celebrare questo gemellaggio? Si fa un salto indietro di 2 anni, praticamente, in piena pandemia, non sapevamo di preciso cosa fare e come portare avanti eventi, quindi abbiamo deciso di fermarsi, perché non vi erano le condizioni di fare festival come piaceva fare a noi, perché qui non lo facciamo come divertimento, non come lavoro, quindi se una cosa devi farla tanto per fare, a quel punto preferiamo stare fermi, e ci siamo persi in un viaggio, un trip to Galaxy, detta così sembra quasi una cosa da droga, ma non è così assolutamente. Abbiamo fatto questo viaggio e abbiamo pensato di metterci in contatto appunto con il birraio Dorking. Questo perché il comune di Senalunga è gemellato con il comune di Dork, la cittadina di Dorking in Inghilterra, ed è stata una cosa molto interessante perché appunto è importante che gli enti istituzionali mettano in contatto due territori, ma è altrettanto importante che ci siano gli imprenditori locali, che ci siano le associazioni locali dei territori, che poi mettono le gambe alle iniziative, perché questa è la cosa più importante secondo me quando si parla di gemellaggi. In questo caso appunto abbiamo messo in contatto noi come associazione il birraio Dorking del birrificio con il birraio del birrificio di Calibro 22, uno dei migliori secondo me a livello di birre artigianali in Toscana. Io adoro le sue luppolate, per esempio le sue birre spettacolari, infatti abbiamo fatto una birra luppolata, quello ovviamente. Trip to Galaxy, appunto, come spiegherà lui bene nella ricetta, Galaxy è il luppolo predominante all'interno della ricetta, e quindi abbiamo fatto questo viaggio appunto per creare una nuova birra, una ottima session ai piedi a 4 gradi e 4 da bere tranquillamente al festival nel prossimo fine settimana in esclusiva. Ok Raimondo, puoi spiegarci meglio la ricetta che è la base di questa birra mentre io la faccio assaggiare? Certo, è fondamentale. Sì, allora, questa è una birra che è nata proprio per essere venduta a questo festival, quindi quando Giacomo mi contattò si cercò una ricetta che fosse sia facile da bere, perché comunque deve essere un po' per tutti, però neanche banale, e allora si scelse di andare su queste tipologie che sono delle birre veramente facili, le session IPA, molto leggere, con un finale leggermente amaro, ma con una bella lupolatura generosa e quindi molto molto estive, molto facile da bere. Questa, diciamo, sono la base di questa ricetta. La parte interessante è che questa ricetta non è stata creata solo da me, ma è stata una collaborazione tra Giacomo e soprattutto con il birrai del Dorking in Inghilterra, dove abbiamo per qualche mese fatto delle lunghe videochiamate per mettersi d'accordo sulla ricetta, mettersi d'accordo sulle varie tipologie di ingredienti da usare, e poi finalmente ci siamo accordati sul giorno che loro infatti vennero qua in Italia, vennero da noi, ospitati da noi, vennero in birrificio e si fece una lunga giornata di birra insieme, e questa è il risultato di quel lavoro, di quella giornata lì. Quindi, insomma, doppia soddisfazione avere una birra in esclusiva per il festival fatta in collaborazione con un nostro birrificio inglese. L'unione tra i popoli che passa attraverso il lupo. Esatto, e attraverso la birra. Esatto. Poi c'è la parte interessante, la parte maltata. La parte maltata, certo, perché comunque abbiamo utilizzato dei malti italiani, completamente italiani, coltivati in Italia e maltati in Italia. Quindi per dare anche un
appunto un tocco di italianità alla birra, anche perché poi come dice il nome Trip to Galaxy, questa è una birra dove vengono utilizzati dei luppoli americani e australiani, il Galaxy appunto, perché questo è un blend tra Galaxy e Citra, sono due luppoli comunque molto molto profumati, soprattutto il Galaxy proprio per dare le caratteristiche che ha questo luppolo e per dare anche il nome, poi perché voleva essere qualcosa di inerente al festival, Stravaganza, quindi qualcosa di un viaggio, un qualcosa di fuori dalla norma, ecco. Ho capito. Quindi quest'anno chi viene al festival potrà assaggiare questa birra creata appositamente. Una birra artigianale di Giacomo che ricorda comunque come il Birrantology abbia sempre messo l'attenzione sulla ricercatezza e sulla ricerca delle migliori birre artigianali. Qual è il legame tra il Birrantology e questa ricerca? Non saprei, nel senso, gusti personali, no scherzo, la ricerca della qualità. In tutte le cose cerchiamo sempre la qualità nei riferimenti culturali del festival, nelle influenze musicali e anche appunto nei prodotti che serviamo come bevande. Nei primi anni mischiavamo un po' le cose, mettevamo sia le birre industriali che quelle artigianali allo stesso prezzo, un po' come provocazione, perché in realtà le birre artigianali costano molto di più ovviamente, ma era una provocazione. Però vedevo che la gente così continuava a bere anche birra industriale, quindi no, ho detto basta soldi all'industria, birre rigorosamente artigianali. E da lì, poi sai, lo fa anche come il lavoro, gestendo in società una birreria, quindi è normale, mi trovo nel mio mondo. E quindi, sai, il festival, l'Extravaganza Birrantology Festival non è solamente una sagra, come è stato detto prima, sentivo quando ne parlavate, appunto, ma è un insieme dei nostri interessi e delle nostre passioni, facendolo appunto, come dicevo prima, come volontariato, come assenza di scopo di lucro. Se queste cose non le metti in piedi solamente per passione o per interessi, secondo gli interessi personali, i tuoi gusti personali, non è facile portare avanti. Siamo arrivati alla 14ª edizione e abbiamo fatto anche delle pause in qualche anno perché non ce la sentiamo di mettere in piedi il festival, ve lo dico sinceramente. Ma questo è il bello alla fine del fare volontariato, sì. Capisco, parlo tutto slow. Tu sei nel Birrantology fin dall'inizio, qual è il tuo ruolo attualmente nel festival? Un po' a 360 gradi, diciamo così, però visto che siamo alla presentazione del libro di cui vi parlerà dopo Luca, visto che sei lui che sei, io mi sono occupato della parte contentistica, poi tutta la parte grafica, illustrazione, eccetera, sono occupati Elena, Luca appunto, poi sono anche vi spiegherà in lui tutte le varie parti all'interno in cui ci sono stati mandati disegni anche dai vari illustratori intervistati. Beh, diciamo che sono il narratore, visto che sta parlando in un libro, quindi mi piace dire entrare in questo ruolo qui, dove non saprei darmi un canta storie della voce fuori campo. Voce fuori campo dell'antologia. Invece Raimondo, con il tuo birrificio Figline Valdarno, non hai mai partecipato al Birrantology, però hai partecipato con le tue birre. Sì, certamente. Per quello, oltre che per la bellezza, penso mi abbiano chiamato. Assolutamente, una barba meravigliosa. Esatto. No, già negli anni scorsi ero uno tra i birrifici che forniva le birre per questo evento e quindi ho già partecipato con le birre all'evento, anche se non personalmente, perché purtroppo il lavoro mi ha sempre tenuto lontano da quelle serate. Però quest'anno ci siamo promessi che la domenica teniamo chiusi apposta e andiamo tutti su a Scrofiano per la prima volta, così insomma, oltre anche la nostra birra ci siamo anche noi personalmente. Ecco, anche perché sono soltanto 3 giorni di festa, esatto. Però succedono tante cose interessanti, esatto. Quindi Giacomo sicuramente un aneddoto dovrebbe tenere fuori da queste 14 edizioni, sì, sicuramente. Sarebbero tanti in effetti, però magari cose più curiose, lì per lì furono abbastanza problematiche da gestire, però mi ricordo di una band spettacolare che veniva dalla Repubblica Ceca, direttamente da Praga, per vari motivi di incassi di date venivano diretti, e avevano un po' calcolato male i tempi con l'inverno, diciamo così, praticamente si sono presentati al parco, presi, messi sul palco nel vero senso della parola perché era tardissimo,
hanno fatto un concerto, un delirio hanno fatto. Cioè hanno fatto uno spettacolo assurdo, si chiamano Gang Nails da Praga. Io sono rimasi stupefatto, non l'aspettavo. Poi altre cose che sono più carine, magari, che so, la band invece della Svizzera, che avevano apprezzato molto la nostra birra artigianale, non andare a un hotel, dormire nel bosco sopra il parco. Quindi, non lo so, insomma, dovrebbe essere tornati a casa. Leggenda dice che è ancora giro per il preciso. Va bene, Giacomo Raimondo, vi ringrazio. Vi ringraziamo, vi ricordiamo appunto che la birra Trip to Galaxy può essere assaggiata nei tre giorni del festival, il 26 e 28 agosto a Strofiano. E facciamo un'altra piccola pausa di 5 minuti e poi appuntamento per il terzo blocco in cui parleremo del libro, appunto, del Birra Anthology Festival.